Mediatore dell'Unione Europea per la Birmania passa all'ONU a testimoniare proprio il ruolo crescente dell'Europa e dell'Italia in battaglie che sono anche culturali, di visione del mondo, come quella per il ritorno dei diritti civili appunto in Myanmar. Missione di appoggio a quella del Palazzo di Vetro. Fassina infatti ha incontrato ieri il mediatore dell'ONU Gambari. L'Unione Europea chiede libertà per gli oppositori, ma soprattutto cerca di avviare un confronto nella società birmana e fuori, ad esempio con la Cina, potente vicino del paese dei monaci scalzi. La strada ancora una volta è quella del dialogo, come per la pena di morte. Può essere lunga, ma ha già funzionato. E intanto preoccupa anche la situazione in Eritrea, dove la popolazione viene sempre più spesso privata delle libertà fondamentali. E ieri dal paese sono stati espulsi 14 religiosi cattolici. Sentiamo le loro testimonianze al microfono di Paolo D'Angelo. Avete 15 giorni per partire dal paese. Punto e basta, non hanno dato neanche una spiegazione. All'origine del provvedimento di espulsione per 14 religiosi cattolici presenti in diversi punti dell'Eritrea, l'irrigidirsi dell'atteggiamento del governo rispetto alle libertà civili, compresa quella religiosa. Da Asmara al profondo sud-ovest, al confine con il Sudan, quella delle varie congregazioni è una presenza capillare, con progetti di crescita e formazione diversi. Il mio intervento, appena arrivato in Eritrea e guardandomi attorno, ho visto questa situazioni di ragazzi di strada. Prima di tutto una formazione umana e un sostentamento in modo di aiutare soprattutto le donne e i giovani e i bambini rimasti a casa a potersi autosostenere. Parallelamente alle restrizioni della libertà, la corsa al riarmo del paese. Una nuova legge istituisce il servizio militare a partire dai 18 anni per uomini e donne per un periodo sostanzialmente illimitato. Al rifiuto di arruolarsi corrispondono gravi difficoltà per trovare lavoro, oltre a serie limitazioni di spostamento all'interno del paese e al divieto di uscirne. Sacerdoti e religiosi non prestano servizio militare, ma per novizi e seminaristi il problema è diverso. Alla progressiva militarizzazione dello Stato si accompagna l'estrema povertà della popolazione, aggravatasi in questi anni. Persino il pane è razionato. La strategia di isolamento tradisce una profonda insicurezza da parte del governo eritreo. Dagli accordi di Algeri del 2002, seguiti al conflitto con l'Etiopia, non è mai stato attuato l'impegno a demarcare dei confini e l'accordo rischia di fatto di saltare da un momento all'altro. Questo ammassamento delle truppe da entrambi i paesi sul confine, davvero stiamo raggiungendo una situazione di pericolo. Domani a Novara la beatificazione del sacerdote e filosofo Antonio Rosmini, per lunghi anni messo all'indice dalla Chiesa stessa. Le sue idee precorsero i tempi nell'Italia dell'Ottocento. Enzo Romeo.